Paolo Bordoni, ex portiere biancazzurro dal 1997 al 2001, ora preparatore dei portieri, nonché uno dei pilastri del settore giovanile dell'Angolana. Come mai ha deciso di rimanere in Abruzzo? Ma è stata una scelta di vita e di cuore, diciamo. Mi sono sempre trovato bene quando ho giocato quei 4 anni a Pescara e con la mia famiglia, con mia moglie e i miei figli, ormai cresciuti, abbiamo deciso di stabilirci in questa città di Pescara, in questa regione che secondo me è una delle più belle d'Italia, ecco. Quello sì. Proprio per quanto riguarda la sua esperienza in biancazzurro, come giudica i nuovi arrivi nella porta del Delfino, Fiorillo e Simone Resti, il portiere goleador? Ma sono due ottimi portieri, Fiorillo ha un ottimo passato, era uno dei portieri più promettenti un po' di anni fa, fa tutte le nazionali giovanili, ma sono tutti e due ottimi portieri, secondo me possono fare molto molto bene. Poi a Pescara si è abbastanza tranquilli e si può esprimere tutto il valore perché penso sia una società, una squadra dove ci si può esprimere bene, ecco. Ecco, quali caratteristiche deve avere oggi il portiere, diciamo, moderno? Ma ormai il portiere ha vissuto sulla sua pelle dei cambiamenti a livello calcistico di regole infinite, però ormai si sta sviluppando un portiere dove principalmente le doti fisiche e le doti, diciamo, di riflessività e di attenzione sono le cose più importanti. Deve essere capace di giocare con le mani, con i piedi, essere pronto a affrontare qualsiasi situazione perché il calcio si è evoluto in un modo, diciamo, esponenzialmente molto alto, dove la velocità del pallone è sempre maggiore, perciò bisogna avere dei riflessi incredibili e una concentrazione massimale. Penso che la concentrazione sia la base di tutto per il portiere. Ecco, a proposito di concentrazione, lei nella stagione del 98 si è visto sfumare il sogno della Abra col Delfino. Ci racconti un po'? Ma ci è rimasta nel cuore, apriamo una ferita che non si è quasi mai chiusa. Sicuramente perdere la promozione per un punto è una cosa che ti rimane dentro, però nello stesso punto è stata una bellissima annata dove si sono vissuti momenti esaltanti e come si sa il calcio ti dà e ti porta via. In quella situazione ci ha portato via una promozione che magari ci saremmo anche guadagnati, però la cosa bella è che il giorno dopo si è ricominciato a giocare a pallone, che penso sia la cosa più importante, anche perché si chiama gioco del pallone. Perciò bisogna divertirsi anche a giocare a pallone. Ecco, a proposito di questo, quanta carica dà la piazza di Pescara per uno che scende in campo con la divisa biancazzurra? Ma una grande carica, io ho avuto la fortuna di essere stato accolto molto bene dai tifosi, di essere rimasto nel cuore dei tifosi e questo mi fa molto piacere. Sicuramente ho vissuto quei 4 anni col massimo della mia professionalità e della mia abnegazione perché giocare in questa squadra è sicuramente sempre uno stimolo in più e avere dietro una curva che ti osanna, che ti tifa ogni volta, è sempre, lo senti, ecco, quello sì. E cerchi sempre di ripagare tutto quello che ti fanno fare, fanno sentire importante, ecco. Per concludere, ieri è uscito il calendario della prossima Serie B. Dove crede che possa e spera arrivare il Delfino? Ma quest'anno Pescara ha fatto un'ottima squadra, secondo me, con un ottimo allenatore, dove principalmente si vedrà la squadra, non tanto i singoli. L'anno scorso l'allenatore ha fatto molto bene a Lanciano, avendo a disposizione una squadra di ragazzi intelligenti, come penso abbia fatto quest'anno e come penso siano tutti i ragazzi che giocano nella Pescara Calcio. Come dicevo, certe volte i nomi eclatanti non fanno tanto, invece il gruppo è quello che porta avanti le vittorie. Con questo gruppo penso che Pescara possa fare molto bene, ecco, quello sì. L'anno scorso magari c'erano dei giocatori di nome che non hanno reso per quello che potevano rendere e quest'anno secondo me invece hanno un ottimo organico dove ci sono parecchi ragazzi in gamba, con un buon allenatore possono fare sicuramente bene e puntare magari anche a centrare una promozione che secondo me potrebbe essere un toccasana sia per la società che per tutto l'ambiente calcistico pescarese. In bocca al lupo al Pescara.